problema. Il problema vero, la vera responsabilità l'ha comunque sempre e solo l'elettore, nel senso che i paesi più attenti, quelli dove la politica non viene intesa come qualcosa di spettacolo, o io sono di destra, io sono di sinistra. Ecco, nei paesi più attenti è l'elettore che screma. Tante volte viene confusa la politica con qualcos'altro. Io ancora oggi sento dire io voto questo perché sono di sinistra, quando poi c'è Alessandro che da destra passa a sinistra, oppure io sono di destra e poi senti Motti che sono di destra detti da sindaco di sinistra. La mia idea è che qui si sono fatti degli errori che sono di una dimensione stratosferica. Non è un piccolo errore aver costruito un parcheggio da 600 rotti posti per un ospedale che se ne stava andando. Ad oggi non voglio toccare partire di cosa perché è una cosa fenomenale, cioè, andiamo oltre. Ma ragazzi, non è detto che la nostra vita sia lunga ci possono essere problemi. Sappiate che da quasi un anno, dal 4 giugno del 2016 a Como non possiamo bruciare i morti, non abbiamo un forno crematorio, siamo assolutamente allo sbando. E questa, per quanto direttore, io francamente non mi ricandiderei, ma questa è stata la mia sensibilità, ma io sono ancora più orgoglioso che come politico da elettore di non aver mai votato questa gente, perché tra l'altro i temi erano arcinoti. È stato un tema, ad esempio, quello delle partie, è stato un tema quello della ticosa, e la responsabilità, mi spiace dirlo, oltre che del politico, è dell'elettore che lo ha sostenuto. E a questo punto il tema diventa complesso. Io mi sento profondamente democratico, nel senso che ognuno ha gli amministratori che si merita. Diciamo che a Como ultimamente forse abbiamo tenuto gli occhi non troppo aperti. Ecco, spero di aver reso l'idea di quello che penso. Grazie.